Mi trovo a Toiano, un piccolo borgo pittoresco situato tra Palaia e Peccioli, a pochi chilometri di distanza da Volterra. Ed è molto antico, infatti risale all'alto medioevo. A testimoniarlo ci sono le pareti del grande castello ed è circondato da speroni di tufo alti 50 metri. C'è il ponte levatoio e un campo arido che il vento e la pioggia hanno reso praticamente incoltivabile. Ed è un posto molto bello, caratteristico, e in passato fu conquistato da Lucca, poi da Pisa e infine dai fiorentini. Nell'Ottocento era abitato da 500 persone, ma adesso è quasi del tutto disabitato, c'è soltanto una famiglia a viverci, perché nel periodo dell'industrializzazione, negli anni 60, la popolazione è migrata in posti più moderni e quindi più in città, in posti industrializzati, per cui qui esiste soltanto una sola famiglia ed è un posto di ispirazione per artisti, tra cui primo fra tutti Oliviero Toscani, che è un fotografo famosissimo e ha portato alto il nome della fotografia italiana, facendo mostre non solo qui ma a Milano, ma anche all'estero, in America, a Londra. E nel Museo Uffizi di Firenze abbiamo ancora oggi il suo autoritratto. Questo posto meraviglioso è anche avvolto dal mistero, perché adiacente al borgo c'è un bosco chiamato Voltro della Lupa, e Voltro in toscano significa pozzo, fosso. E infatti in questo luogo fu trovato il cadavere di una donna che si chiama Elvira Orlandini, detta la Bella Elvira, che fu ritrovata all'età di 22 anni immersa in una pozza di sangue, e ancora oggi la sua fine è avvolta dal mistero, perché non sappiamo quali siano le circostanze in cui è stata assassinata e nemmeno conosciamo il nome dell'assassino. Però la leggenda vuole che per le vie di questo borgo tutt'oggi è presente il fantasma della Bella Elvira, che si aggira per le vie, per le strade di questo posto.